A 127 giorni dall'insediamento dell'esecutivo dei tecnici guidato da Mario Monti, la riforma del mercato del lavoro oggi fa esplodere molte contraddizioni nell'ampia compagine che sostiene il professore. Il capo del PDL, Angelino Alfano, imputa infatti al PD di essere schiacciato sulle posizioni della FIOM e della CGIL. I democratici respingono le accuse e definiscono arroganti le parole del segretario del PDL, sottolineando che il governo Monti sta solo riparando ai danni fatti dal precedente esecutivo. Mentre dunque la CGIL, come sappiamo già da ieri, prosegue con la volontà di indire uno sciopero generale contro la riforma del lavoro, oggi è la CISL di Bonanni ad annunciare ripensamenti sui licenziamenti economici. Sempre oggi, infine, critiche anche dalla CEI al governo Monti. I lavoratori non sono merce. Credo che potremo andare più decisamente a fondo in senso buono, fino in fondo, scusate.